Fino a qualche anno fa ho collaborato anche con l'Internazionale, ho avuto questo privilegio e quindi sono molto legato, affezionato, da lettore prima alla rivista e al festival, ciao, che secondo me è uno dei, insomma, dei migliori, se non il migliore in Italia, ma perché insomma come la rivista soddisfa il nostro bisogno di aria, insomma, di uscire dalla palude italiana, stagnante, con tutti i suoi vapori mefitici, e mettere la testa fuori, ecco, non per distrarci riguardo ai drammi e alle problematiche del mondo, ma proprio per affrontarli, cosa che in Italia non riusciamo a fare. E quindi, insomma, ieri per esempio ho sentito questo dibattito intitolato Il ritorno delle bambole, diciamo così, sulla nuova vena neomaschilista, macista, e c'era questa filosofa spagnola che insegna a Parigi, teorica, insomma, di un movimento queer, lesbo, molto radicale, che ti dava delle aperture formidabili, si chiama Preciado, è stata veramente illuminante, se l'avete detto un tempo. Invece ieri pomeriggio alle 19 c'è stata la presentazione del tuo libro con Goffredo Fofi, perché era importante essere presenti lì e di cosa parla il tuo libro? Ma è importante perché, ecco, vedi, in un contesto come questo uno trova un interlocutore come Fofi che è un interlocutore vero, cioè uno che non solo ha letto il libro ma che ti dà la soddisfazione di approfondirne i temi, di discuterne a fondo, davvero, che è una cosa sempre più rara, escono i libri, i giornalisti ormai vogliono fare solo interviste come questa, nessuno legge più, nessuno scrive più davvero, nessuno discute più, insomma, e invece con Fofi è stato possibile farlo. Il mio libro si intitola La seconda mezzanotte, ambientato nel 2092, e in qualche modo è un libro, di science fiction catastrofista, nel senso che appartiene al genere della distopia. Immagina un mondo che è il nostro mondo, ma nel quale tutto ciò che poteva andare a male è andato a male, cioè. E racconta un mondo in cui l'abisso che tutti noi sentiamo di rasentare ci ha risucchiati. Venezia è stata sommersa da un'alluvione e poi il suo relitto è stato comprato da un fondo di investimenti cinese, e io ho cominciato a scriverlo 3 anni fa, che l'ha trasformata in una specie di Disneyland perversa e violenta del terzo millennio, un parco a tema dove i nuovi ricchi, soprattutto orientali, vanno a trascorrere qualche settimana di vizio e lusso sfrenato in un eterno carnevale, al cui centro c'è Piazza San Marco, diventata il Colosseo del terzo millennio. I giochi dei gladiatori tornano, diciamo così, come nell'antichità imperiale romana, a intrattenere in maniera sanguinaria i nuovi ricchi del futuro. E il sistema politico quale sarà nell'anno in cui è ambientato il tuo libro? Il sistema politico non c'è più, diciamo così, la sovranità statuale per cui tanto la civiltà europea ha lottato è scomparsa. Venezia è dichiarata zona politicamente autonoma, vale a dire il relitto di Venezia è stata comprata dal governo del nord, che io immagino che l'Italia si spacchi in due, e in questa zona politicamente autonoma Venezia è retta dal procuratore dei giochi, il capo, diciamo, politico di questa città rifondata è il procuratore dei giochi, la persona che è incaricata dalla multinazionale di Berlino di organizzare, diciamo così, i divertimenti, gli intrattenimenti lussuriosi e sfrenati dei nuovi ricchi. La popolazione superstite, i pochi veneziani sopravvissuti all'onda, sono ridotti in stato di servaggio, soprattutto di servaggio sessuale, sono ridotti a camerieri, spalatori di fango e prostituti e prostitute per soddisfare i piaceri dei nuovi ricchi.